Quali sono gli effetti del piano di ripresa e resilienza in Toscana? Quante risorse arriveranno e per quali progetti? Il confronto è in atto, anche i capigruppo regionali, insieme ai sindaci, hanno partecipato all'incontro con il presidente Giani. Si avvicina il momento conclusivo degli Stati Generali della Salute, il percorso di partecipazione ha già favorito il coinvolgimento di molti interlocutori, cittadini, associazioni, medici, lavoratori della sanità e ora i gruppi presentano le loro proposte e indicano delle priorità. Torneremo anche sulla riforma dello Statuto, ma stavolta, chiariti i contenuti, ci concentreremo sulla valenza politica del voto in aula di qualche giorno fa. Tra le iniziative dell'ultima settimana del Consiglio regionale ce n'è una che riguarda un progetto di legalità indirizzato ai più giovani. Si chiama Polis, nasce dall'Associazione Libera, che ha vinto il bando proprio del Consiglio regionale. Torneremo infine con le immagini e con altre interviste sulla celebrazione del Giorno del Ricordo a Palazzo del Pegaso. Mentre il Covid regredisce significativamente anche nei ricoveri in ospedale, soprattutto quelli più gravi, ci si interroga come dovrà essere la sanità del futuro, quali scelte sono necessarie, in che modo dovranno essere attuate. Il dibattito è aperto in vista anche degli Stati Generali della Salute che si concluderanno nelle prossime settimane dopo un percorso di partecipazione cominciato molti mesi fa e certo condizionato ancora una volta dalle vicende della pandemia. Ma come dovrà essere la sanità toscana dei prossimi anni? Il futuro della sanità è un futuro di grande evoluzione. Intanto è un futuro che richiede risorse economiche e richiede personale formato, personale pagato e motivato, e questi sono i due aspetti fondamentali per delineare il futuro della sanità, accanto al tema dell'innovazione. Innovazione e digitale sono elementi che trasformeranno completamente il volto di tanti aspetti della nostra vita quotidiana, ma sicuramente anche dell'organizzazione sanitaria, a partire dalla telemedicina, da come si ristruttureranno gli ospedali, e questo è l'altro elemento importante. E poi sicuramente il territorio, noi abbiamo visto l'organizzazione del servizio sul territorio. I cittadini devono avere un luogo vicino casa dove, partendo dall'elemento centrale del medico di medicina generale, però si riesca ad avere una risposta a tutti i primi bisogni di salute e si prenda in carico la cronicità. Sul tema il dibattito è aperto e chiaramente coinvolge tutti i gruppi. Lo approfondiremo con una nuova puntata speciale con la voce di tutti i capigruppo. Quale direzione intende prendere il centrodestra adesso? Ma sicuramente diversa da come è andata fino adesso. Con gli Stati Generali sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, ora dobbiamo tirare le fila. Un punto di partenza sicuramente è quello di un maggior numero di medici e un maggior numero di infermieri. Questo è stato purtroppo drammaticamente evidente con il Covid, la mancanza dei medici e degli infermieri, ma dovevamo pensarci 10 anni fa, quando dall'analisi della pensionistica avevamo visto che in questo periodo, in questi anni, sarebbero andati in pensione gran parte dei medici, e non c'è stata invece la volontà o la lungimiranza di aprire le scuole di medicina e a maggior ragione di ampliare il numero delle specializzazioni. Ma noi chiediamo più trasparenza e più merito all'interno della sanità. In particolar modo Fratelli d'Italia ritiene che non sia più rimandabile una commissione di vigilanza sulle nomine in sanità. Troppo spesso non si capiscono i percorsi che portano alla creazione di un primariato, alla scelta e selezione di un primario. Vogliamo capire le commissioni di concorso, se c'è una rotazione come prevista dalla legge e via dicendo. Chiediamo delle regole certe, per esempio su come quella che sarà la partita probabilmente fondamentale dei prossimi mesi e dei prossimi anni, ovvero sulla costituzione e mantenimento delle case di comunità o case della salute, dove vengono fatte, come vengono fatte, perché, che quali servizi ci vengono fatti dentro, anche pensando a dei rapporti con il privato. È di oggi la notizia di 500.000 persone in lista d'attesa, 500.000, mezzo milione di toscane e toscani che stanno aspettando una visita, bisogna dare delle risposte. Quindi
liberarsi da dei pregiudizi anche rispetto alla collaborazione tra pubblico e privato che ha fatto fino ad ora soltanto danni. L'altra opposizione è quella del Movimento 5 Stelle. La capogruppo esprime queste idee sul dibattito in corso. La sanità del futuro ha sicuramente una definizione che deve essere chiara, a misura d'uomo e vicina. Perché la prossimità territoriale delle cure, ma non soltanto, di tutto ciò che riguarda la prevenzione, l'assistenza anche domiciliare per le cronicità, il supporto alle famiglie che si trovano ad assistere dei malati è fondamentale per il benessere di una società che sta invecchiando e che incontra delle difficoltà sempre maggiori. La fase di ascolto che ha aperto la maggioranza è sicuramente importante. Mi viene da dire che molte delle questioni che sono state sollevate sono ripetute da anni ormai nelle aule del Consiglio, almeno dal 2015, da quando io sono presente. Gli altri capigruppo di Italia Viva e Forza Italia più volte sono intervenuti qui e nei nostri telegiornali sul tema e in questi giorni sono stati protagonisti anche di una polemica politica sul possibile spostamento dell'asse della maggioranza nella regione toscana. È evidente che questo voto apre un confronto politico, a mio avviso. Nelle prossime settimane sarà necessario, non è più rinviabile. Questo non tanto nel merito delle questioni statutarie, perché credo che i partiti possano legittimamente votare e anche i singoli consiglieri in base alla propria coscienza, ed è corretto che sia così, però è evidente che questo voto apre un confronto non soltanto nella maggioranza ma anche nelle istituzioni. Noi lo chiedevamo anche in merito per esempio alla riforma del sistema elettorale, lo chiedevamo su varie questioni. Oggi sono in ballo temi importanti, penso all'allocazione definitiva delle ultime risorse sul PNRR, c'è il piano dei rifiuti, c'è le questioni infrastrutturali per quanto riguarda la nuova pista dell'aeroporto, quindi noi crediamo che archiviato questa fase, questo anno e mezzo, sia necessario, doveroso e opportuno magari fare una verifica degli impegni assunti in campagna elettorale. Così diceva il capogruppo di Italia Viva dopo il voto un po' a sorpresa sulla riforma dello statuto regionale. Il sì del Movimento 5 Stelle ha suscitato molti altri commenti e a Scaramelli, dal centrodestra, fa eco il capogruppo di Forza Italia che rivendica la coerenza del suo gruppo. Abbiamo cominciato proprio 6 mesi fa con la modifica dello statuto che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni, il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato, e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia. Andiamo direttamente dagli interessati a questo punto e chiediamo a Irene Galletti perché il suo gruppo ha cambiato almeno in parte idea rispetto al primo voto. È un avvicinamento al PD? Ma è un'interpretazione sicuramente azzardata. Io quello che posso testimoniare è che come opposizione stiamo lavorando in maniera estremamente costruttiva e con proposte concrete che si oppongono oppure che si fondono insieme a proposte che vengono portate avanti dalla maggioranza. Laddove ci sono dei punti di caduta in comune si riesce a trovare accordo, in altre situazioni si dibatte e spesso siamo anche su posizioni opposte, come ad esempio la legge sui tagli boschivi. Però la costruttività del rapporto è sicuramente un passaggio in avanti veramente importante rispetto già alla legislatura precedente. In prima lettura non avevamo espresso voto perché secondo noi c'era stato molto poco approfondimento e dibattito, che naturalmente in questi 3 mesi è stato possibile fare. La riforma, così come è stata fatta, ha escluso l'ipotesi del non assessore, che sarebbe stato davvero una cosa non accettabile anche sotto il profilo costituzionale. L'esito della votazione del 9 febbraio ha rivelato anche altre situazioni non del tutto previste prima. Il presidente della commissione, che si occupa di affari istituzionali e che è un consigliere del PD, non ha votato. Italia Viva è stata contraria e nel centrodestra Fratelli d'Italia ha detto no, la Lega non ha partecipato.
È entrato nel vivo ormai il dibattito sulla destinazione dei fondi del piano di ripresa e resilienza. Il presidente Giani mercoledì scorso ha incontrato i sindaci dei comuni capoluogo, i presidenti delle province e i capigruppo del Consiglio regionale. Arriveranno 3 miliardi e mezzo, dovrebbero essere interessati dai finanziamenti oltre 200 dei comuni toscani. La regione, dice sempre il presidente, garantirà supporto tecnico e amministrativo per gli atti più complessi e informazioni precise sui progetti ancora in corso di definizione. Lo stesso Giani dice di aver ricevuto la garanzia del finanziamento di 70 milioni per il ponte tra Signa e Lastrassigna, per una serie di interventi che riguardano Pisa, con il collegamento veloce con Firenze, e Livorno, per lo scavalco e il collegamento fino al porto, e anche per la Tirrenica. Si occupa di trasporto pubblico locale la Commissione Territorio e Ambiente durante la sua ultima seduta e i componenti hanno ascoltato i dirigenti di Autolinee Toscane, il nuovo gestore di tutti i bus in Regione Toscana, sul servizio. In questa fase hanno pesato molto le assenze per la pandemia, anche 700 in un solo giorno tra il personale. È partito un programma di nuove assunzioni, prosegue l'intervento di manutenzione dei mezzi e va avanti l'acquisto di nuovi. Uno degli obiettivi condivisi tra azienda e consiglieri è stato quello dell'integrazione maggiore con il servizio ferroviario. C'è anche l'impegno a ritrovarsi presto e con regolarità per approfondire tutte queste tematiche. Un'altra commissione, la prima, si è riunita con quella che si occupa di aree interne e ha svolto nuove audizioni con i rappresentanti delle unioni dei comuni 10 anni dopo la legge che le ha introdotte e regolamentate nella nostra regione. È stato il turno delle unioni dei comuni della Garfagnana, della Media Valle del Serchio e della Versilia sui temi legati agli esercizi associati e alle loro funzioni. Nella Commissione per lo sviluppo economico sono state approvate all'unanimità 2 proposte di legge. La prima in realtà è una proposta al Parlamento per una fiscalità avvantaggiata nelle aree interne, come accade per il Meridione, con un esonero del 30% del versamento dei contributi previdenziali all'INPS tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2020, il periodo di massima intensità della pandemia. La seconda è una legge regionale invece che vuole tutelare e valorizzare i comuni montani. Prevediamo incentivi a chi aprirà delle attività economiche in montagna sopra 500 metri. Sino a 30.000 euro in 5 anni per chi apre una nuova attività e invece sino a 15.000 euro per le attività che sono esistenti ma che accetteranno di stipulare quello che abbiamo definito un patto di comunità, vale a dire impegnarsi in attività di carattere sociale o di cura del territorio. Crediamo in questo modo di aver dato e di poter dare una proposta concreta a tante persone che possono ritrovare la possibilità di aprire delle attività economiche, penso alla piccola rete commerciale che è anche un presidio dal punto di vista sociale, in realtà periferiche, in montagna, oppure consolidare quelle attività che con fatica continuano ad esistere e danno comunque una risposta dal punto di vista occupazionale, ma ripeto anche sociale. Tutti d'accordo, dunque è stato accolto positivamente anche un emendamento proposto dalla Lega che aveva un duplice scopo. Abbiamo deciso di inserire come criteri, diciamo, di valutazione per quelli che saranno poi i progetti che verranno presentati dalle attività produttive nelle comunità montane, intanto di andare a tutelare anche l'ambiente, quindi una sostenibilità ambientale per questi progetti, perché riteniamo che il tema ambientale sì sia fondamentale in tutta la Toscana, ma soprattutto in quelle aree montane che hanno bisogno di un'attenzione particolare alla tutela del bosco e alla tutela della montagna. E dal secondo punto di vista invece dare una priorità a quei soggetti giovani, quindi abbiamo detto che nel momento in cui verrà presentato un progetto la giunta regionale dovrà dare prima priorità a quelle società, a quelle aziende, a quelle attività produttive che si presentano con soggetti sotto i 40 anni, perché crediamo che per ripopolare la montagna, per farla ripartire, ci sia bisogno di gente giovane. Il Consiglio regionale, con i soldi risparmiati dai rimborsi ai consiglieri nel periodo del lockdown, ha varato un bando sull'educazione alla legalità e se l'è aggiudicato l'Associazione Libera con il progetto Polis. Ma perché il Consiglio regionale ha scelto proprio questa strada? Per mandare un messaggio forte all'esterno. La Toscana
non è terra di mafia, ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiose e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che libera, che poi si è aggiudicato il bando e ci ha presentato, è esattamente questa: andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. I 70.000 euro del bando serviranno dunque per iniziative sulla legalità in tutte le scuole, per la formazione nella tenuta di Suvignano confiscata alla mafia, per il coinvolgimento attivo dei più giovani, a partire da quelli del Parlamento degli studenti, perché la realtà, dice l'Associazione Libera, è molto preoccupante anche da noi. Noi siamo di fronte a una situazione molto difficile, ci rendiamo conto che Livorno, insieme anche agli altri porti della Toscana, è una formidabile via d'ingresso per il narcotraffico, non solo sul territorio toscano ma anche su quello nazionale. Ci rendiamo conto che zone che venivano tradizionalmente considerate aliene dall'infiltrazione, come il Grossetano, in realtà c'è un rapporto giornalistico dell'Espresso che sottolinea come le attività sono massive da un punto di vista delle attività criminali. Siamo di fronte a questa cosa enorme dell'inchiesta sul Cheo, Santa Croce dell'Arno, rifiuti tossici pericolosissimi che vengono diffusi senza nessun criterio e una purtroppo constatata triangolazione fra una parte, mi auguro veramente, penso, limitata, dell'imprenditoria toscana, che per realizzare profitto evidentemente non ha nessun problema a stringere accordi con la malavita organizzata. All'iniziativa erano presenti anche i due vicepresidenti del Consiglio regionale, Casucci e Scaramelli. Siamo sempre stati sensibili al tema della lotta contro la criminalità. Questo Consiglio regionale si sta caratterizzando anche in questa direzione. E quando abbiamo avuto la possibilità, con i fondi derivanti dai rimborsi restituiti per il lockdown, abbiamo deciso come Ufficio di Presidenza di fare questo bando con quelle risorse, e l'educazione alla legalità è quanto mai importante, specialmente in questa regione, perché i dati ci preoccupano molto. I dati della Fondazione Caponnetto parlano di un 95% di imprenditori toscani a rischio di contatto con la criminalità, e quindi si deve partire dalle scuole per cominciare una battaglia culturale. Sì, la legalità deve essere una sfida collettiva, i protagonisti di questa sfida chiediamo che siano i giovani, è una dimensione culturale nuova, quindi ai giovani viene chiesto uno sforzo ulteriore di mettersi in discussione, soprattutto dopo la pandemia, per trovare anche un livello di motivazione nuovo, e può essere una sfida che mette insieme le persone, è un livello di aggregazione e soprattutto un grande collettivo culturale in una terra come la Toscana, che deve fare della legalità uno dei propri principi cardine, uno stile di vita, e credo che i ragazzi siano i migliori interpreti in grado di poter affrontare questa sfida. Ogni anno il Consiglio regionale celebra il giorno del ricordo qui a Palazzo del Pegaso, in luoghi significativi per quello che è accaduto nel secondo dopoguerra. Abbiamo già visto e sentito le prime interviste, ancora disponibili integralmente sul nostro sito e sul portale del Consiglio regionale. Il saluto iniziale naturalmente era stato del presidente Antonio Mazzeo. E le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento, non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire, e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe, che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Adesso approfondiamo i commenti politici, quelli dei gruppi. Perché è importante questa celebrazione ogni anno? È davvero in grado di unire l'Italia e gli italiani, o risente di strumentalizzazioni e condizionamenti, come ha rilevato con tanta forza il giornalista Toni Capuozzo durante il suo collegamento? In un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute,
sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni e queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono, e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi. Sono quelle giornate importanti, fondamentali, che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi innocenti, e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale, e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. Fin qui la maggioranza, ora la voce ai gruppi di centrodestra. Dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche, e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente, e questo lo devo dire con molta chiarezza. Dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro Paese, nonostante dei gesti bellissimi, li ricordava oggi il Presidente Mazzeo, ricordava per esempio il Presidente della Repubblica Mattarella che mano nella mano con il Presidente della Repubblica Slovena lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Varsovia, nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci, purtroppo il nostro Paese non è pronto a celebrare questo giorno. Ci sono ancora in tutte le città d'Italia, da nord a sud, convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori, e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori, di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati. Ancora due pareri raccolti a margine della seduta del 10 febbraio. Troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato, e anche quando è stata istituita la giornata del ricordo poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia, come dire, un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo. In questi giorni il Presidente Mazzeo ha incontrato nella sede del Consiglio regionale a Firenze il bambino aggredito e offeso nel parco di Venturina perché ebreo. In segno di solidarietà nei suoi confronti c'era stata anche una fiaccolata sul luogo dell'accaduto. Mazzeo ha preso l'impegno di riceverlo di nuovo con tutta la sua classe. Noi ci fermiamo qui, torniamo venerdì prossimo, 25 febbraio, dopo il telegiornale della sera.